Vediamo oggi un piccolo trucco che ti può servire decisamente per poter migliorare il tuo diritto in top spin. Questo accorgimento si basa sul fatto che tu nella fase di apertura puoi controllare più coscientemente il tuo movimento rispetto alle fasi successive. Questo soprattutto ti può servire per migliorare il controllo dell'orientamento del piano corte alla fine della fase di apertura. Nel primo filmato che ti faccio vedere, io eseguo un dritto prevalentemente piatto. Come puoi vedere, alla fine della fase di apertura, il mio piano delle corde è ancora orientato decisamente più verso il lato del campo, diciamo verso la telecamera che mi sta riprendendo. Infatti vedi perfettamente tutto il piano delle corde alla fine della mia fase di apertura. In questa fase infatti abbiamo che il piano corde quindi è rivolto da questa parte. Questo fa sì che quando io vado a colpire la palla io possa ottenere un colpo sicuramente molto più penetrante e potente, quindi la palla avrà meno rotazione e sicuramente più spinta in avanti. Se io invece voglio ottenere un colpo con più top spin, quando eseguo la fase di apertura si può decisamente vedere la differenza, in quanto il mio piano delle corde a questo punto non è più orientato verso la telecamera, ma è orientato decisamente verso la parte posteriore del campo. Infatti si può vedere che è orientato in questa parte. Questo avviene perché in questo modo io carico più decisamente il polso in questa fase, e se io riesco a mantenere questo carico del polso poi anche in tutte le altre fasi, quando vado a colpire la palla, il colpo che ottengo è un colpo meno spinto in avanti e molto più spazzolato. E infatti il movimento sarà più verso l'alto, quindi un movimento più verticale e meno orizzontale. Se tu riuscirai a gestire in questa maniera la fase di apertura quando ti arriva una palla, vedrai che otterrai sicuramente una spazzolata maggiore del tuo diritto in top spin. Questo ti potrà servire decisamente quando dovrai giocare dei colpi su palle molto molli, che dovrai essere tu a spingere e non potrai sfruttare quindi la velocità della palla avversaria.